I viaggiatori del tempo sono tra noi, cercano di nascondersi e di passare inosservati, ma fotografie, filmati e altri tipi di prove li inchiodano. Questo sembrano dirci alcuni casi famosi antichi e recenti, ma esistono davvero i visitatori del futuro? E quanto cercheremo di scoprire in questo nuovo episodio di Strane Storie. Ben ritrovati, sono Massimo Polidori e ho cercato di rendermi un po' meno incongruente, visto che mi sembra siamo capitati a New York nel 1911, anche se l'effetto non mi sembra funzionare del tutto. Comunque, anche questo venerdì, come sempre, ci ritroviamo per indagare fatti misteriosi cercando di capire se hanno una spiegazione. Se vi siete già iscritti al mio canale e avete selezionato la campanellina qui sotto per sapere quando arriva un nuovo episodio, avete fatto? Ti aspetto, Fatto? Ecco, se l'avete fatto, senza farci notare troppo, possiamo iniziare a indagare sui misteriosi visitatori del futuro. Come ricorderete, proprio nella prima puntata di Strane Storie ci siamo occupati di tre clamorosi episodi di apparenti viaggi nel tempo. In quei casi i protagonisti di quelle storie si potrebbero considerare involontari visitatori di epoche diverse dalla loro, come se si fossero imbattuti per caso in qualche sorta di passaggio spazio-temporale che li ha proiettati ad anni o secoli di distanza. Sono storie affascinanti che vi invito a scoprire in quell'episodio. I protagonisti delle storie di oggi, invece, sembrano essere viaggiatori nel tempo volontari, persone cioè che per un motivo o per l'altro sanno di essere in un'altra epoca e forse ci sono andati apposta. Sto parlando di un vero viaggio nel tempo, con una macchina costruita appositamente per questo scopo. Oh, ma che? Corbelleria, è ridicolo. Fantasy. Non è possibile. Sarà vero? Quanto è plausibile che il nostro mondo sia, o forse sia sempre stato, visitato da viaggiatori provenienti dal futuro? La domanda è meno bizzarra di quanto sembri. In via teorica, la fisica non esclude la possibilità di spostarsi avanti o indietro nel tempo, anche se ciò potrebbe avvenire solo in condizioni estreme, impossibili da realizzare con le tecnologie attuali. Nulla però impedisce di fantasticare che in un futuro lontano queste tecnologie possano essere alla portata dell'uomo. Quella dei viaggi nel tempo non è un'idea dei giorni nostri. Da quando nel 1895 Herbert George Wells la rese popolare con il suo romanzo La macchina del tempo, sono fioriti gli avvistamenti di cose o persone anacronistiche, ma alcuni episodi insoliti si erano verificati anche prima. La sera del 12 luglio 1877 a Quebradillas, cittadina di Porto Rico, il signor Ordonez si trova sul balcone di casa quando nota un uomo in strada. Aveva in mano un piccolo oggetto scintillante, dirà in seguito. Portò poi le mani sulla fibbia della cintura e poi un aggeggio che aveva sulla schiena, come uno zaino, si accese, emise un rumore che ricordava un trapano elettrico, poi si sollevò in aria e sparì tra gli alberi. Un trapano elettrico nel 1877? Testimonianze di strani uomini volanti si ripetono in America. Il 28 luglio 1880 due testimoni di Louisville nel Kentucky dicono di avere visto volare un uomo circondato da macchinari che sembrava manovrare con le mani. Qualche settimana dopo, nel North Carolina, viene segnalato l'avvistamento di uno strano oggetto volante con un uomo a bordo e i testimoni, nonostante l'oggetto si trovi a un'altitudine stimata di 300 metri, dicono di avere visto perfettamente la faccia dell'uomo, specificando addirittura che aveva un'espressione crudele e determinata. In Inghilterra, invece, alcuni vedono strane piattaforme volanti. Nel 1916 la signora Whiteland di Aldeburgh nel Suffolk si affaccia alla finestra e vede una decina di persone su quella che sembra una piattaforma rotonda, con tanto di ringhiera tutt'intorno, sospesa a 9 metri d'altezza. Indossavano uniformi blu e piccoli cappelli tondi, simili a quelli dei marinai, racconterà. La macchina non produce suoni, poco dopo si muove e sparisce dietro alcune case. 40 anni dopo, il 18 ottobre 1955, il reverendo Pete Catley, che viaggia in treno verso Londra, vede dal finestrino una piattaforma grande come un piccolo bus che viaggia a un'altezza di circa 40 metri e a una velocità di circa 30 km orari.
Sopra di essa stanno una ventina di uomini con uniformi color khaki ed elmetti. Chi possono essere tutti questi strani uomini su macchinari volanti, improbabili per l'epoca, se non esploratori dal futuro? Il problema dei ricordi dei testimoni oculari, come ormai chiarissimo dalla psicologia forense, è che si possono alterare e trasformare senza che il testimone si accorga di riferire qualcosa che non è mai successo o che è successo ma in maniera completamente diversa. Di conseguenza è estremamente difficile accettare oggi questo tipo di resoconti come prove oggettive di autentici viaggiatori temporali. Che cosa possiamo dire allora di prove che documenterebbero anacronismi temporali molto più tangibili? Lasciando per un momento da parte gli artefatti dei cosiddetti antichi astronauti, di cui avremo modo di parlare in un prossimo episodio, come si spiega per esempio l'impronta di una suola di scarpa in un sedimento risalente a 500 milioni di anni fa? Nell'estate del 1968, William J. Meister, un disegnatore che per hobby colleziona trilobiti fossili, durante una ricerca di nuovi esemplari trova in una roccia scistosa una forma oblunga che sembra l'impronta di una suola di scarpa. Niente di strano se insieme all'impronta non avesse trovato anche alcuni trilobiti risalenti al Cambriano. Come dire che chi lasciò quell'impronta calpestò anche i trilobiti e che ciò successe oltre 500 milioni di anni fa. La scoperta viene subito portata a sostegno delle idee creazioniste, secondo cui la Terra sarebbe molto più giovane di quello che pensiamo. Per altri invece significa che qualche nostro pronipote sarebbe riuscito a tornare indietro nel tempo e a passeggiare nella preistoria. Ma un'analisi più accurata del ritrovamento dimostra che i fatti sono ben diversi. I trilobiti si sono rivelati autentici, ma l'impronta è solo un'illusione. Per cominciare, non esistono in zona altre impronte, come sarebbe logico attendersi se una persona avesse davvero camminato in quel punto. E come è stato trovato in diversi casi per altre impronte di piedi di epoca preistorica. Inoltre, tale presunta impronta è molto sottile e non mostra i segni dovuti alla pressione di un piede né le deformazioni tipiche legate al suo movimento. Quello che sembra un tacco è in realtà solo una crepa che attraversa l'intera roccia oltre il perimetro della presunta impronta. Inoltre, se davvero quella fosse un'impronta, significherebbe che qualcuno camminava sul fondo del mare, visto che i trilobiti erano creature marine. La polemica si protrae per alcuni anni, finché chi era convinto dell'inspiegabilità dell'oggetto è costretto a riconoscere l'errore e nessuno considera oggi più l'impronta come una prova di visitatori dal futuro. Se avvistamenti casuali o ipotetiche tracce involontarie non dimostrano l'esistenza di viaggiatori del tempo, ci si può allora chiedere se qualche crononauta non si sia mai palesato in maniera esplicita. Nell'anno 2000 fa molto parlare di sé un tale che improvvisamente compare su un forum online. Ricordiamoci che allora non esistevano ancora i social network. Dice di chiamarsi John Titor e afferma di essere tornato indietro nel tempo e di provenire dal 2036. La vicenda solleva molta curiosità, anche perché questo Titor sembra conoscere fatti noti a pochi o relativi al futuro. Condivide dettagli sulla sua macchina del tempo, manda fotografie, risponde senza ritrosia a chi gli fa domande e poi, dopo pochi mesi, scompare nel nulla. Ben presto però i resoconti sul futuro fatti da Titor si rivelano infondati, come quello di una guerra civile americana che sarebbe dovuta iniziare nel 2005 e concludersi nel 2015, con tanto di lancio da parte della Russia di testate atomiche sull'America. Tanti comunque continuano a credere vera la storia e sostengono che proprio il viaggio temporale di Titor avrebbe impedito lo scoppio della guerra. È una storia molto divertente, con alcuni sorprendenti colpi di scena che meriterà in futuro un approfondimento. Tuttavia, John Titor non è il solo crononauta dichiarato. Nell'aprile del 2010 è diffusa la notizia che un uomo che dice di venire dal futuro, tale Eloy Cole, è stato arrestato nei pressi del Large Hadron Collider, il superacceleratore di particelle al CERN di Ginevra. Il sabotatore, vestito in modo molto strano, sostiene di essere tornato indietro nel tempo per bloccare l'acceleratore e impedirgli di distruggere il mondo. Cole sarebbe poi stato trasferito in un ospedale psichiatrico dal quale sarebbe svanito. Finalmente una prova che i crononauti esistono? È un dubbio che si dissolve già il giorno dopo, quando si scopre che si è trattato solo di una burla. In effetti, la notizia dell'arresto di Cole è stata diffusa sul web
il 1° di aprile. Ma il dato più interessante è che lo scherzo prende le mosse da una dichiarazione autentica proveniente dai fisici Holger Nielsen e Masao Ninomiya, secondo cui i problemi che l'acceleratore del CERN continuamente incontrava nel suo funzionamento potevano forse venire dal futuro. Scopo del Large Hadron Collider, infatti, era quello di provare l'esistenza del bosone di Higgs, detto anche la particella di Dio, ciò che fornisce la massa alla materia dell'universo. Ebbene, secondo i due fisici, la creazione del bosone avrebbe potuto essere così scabrosa per la natura che il semplice fatto di provarci sarebbe stato sufficiente a produrre un ritorno al passato capace di fermare il sincrotrone prima di produrne uno. Ovviamente, quando nel 2012 gli esperimenti con l'acceleratore di particelle consentono finalmente di dimostrare che il bosone di Higgs previsto dalla teoria standard esiste, quei timori di catastrofi imminenti sono subito dimenticati. Ma mentre i fisici dibattono, compare una fotografia datata al 1940 che sembra chiaramente mostrare un uomo del futuro. La foto, pubblicata sempre nel 2010 sul sito del Museo Virtuale del Canada, inizia a circolare sul web e qualcuno nota diverse stranezze. Nella foto è una giornata di sole novembrino e, stando alla didascalia del museo, la gente ritratta assiste alla riapertura del ponte di South Fork, una cittadina della British Columbia in Canada, dopo che era stato chiuso in seguito a un'inondazione. Gli uomini indossano il cappello, la giacca e molti anche la cravatta, un abbigliamento normale per il 1940. C'è però un individuo che spicca sugli altri, ha i capelli un po' troppo lunghi, è senza cappello, se ne sta senza giacca né cravatta, e indossa una maglietta con uno strano logo e una felpa con cappuccio. È anche l'unico a portare un paio di occhiali da sole, peraltro dal taglio molto inusuale per l'epoca, e tiene tra le mani quella che sembra una piccola macchina fotografica compatta. Non sembra trattarsi di un'elaborazione digitale, ce n'è quindi abbastanza per indurre alcuni a pensare di avere finalmente tra le mani una foto autentica di un viaggiatore del tempo. Anche qui però, ciò che a prima vista sembra strano, a un esame più attento finisce per rivelarsi normale. Occhiali molto simili erano stati infatti pubblicizzati negli anni 40. La macchina fotografica sembra una delle tascabili che la Kodak realizzava ormai da tanti anni. Anche l'abbigliamento, per quanto poco formale, era disponibile all'epoca ed è tipico di uno studente. La stessa maglia con la M gigante ricorda quelle usate nel 1940 dalla squadra canadese di hockey dei Montreal Maroons. Ma il motivo per cui è improbabile che quello ritratto sia un autentico viaggiatore del tempo, così come sono improbabili tutti gli altri casi fin qui discussi, è che se davvero qualcuno potesse tornare indietro nel tempo, si comporterebbe senz'altro diversamente. Potrebbe infatti manifestare la sua presenza in maniera clamorosa, portando prove solide del suo viaggio, ma così facendo potrebbe alterare il futuro e rischiare di non nascere mai. Oppure, più probabilmente, farebbe di tutto per non farsi notare, proprio come abbiamo cercato di fare noi. Ecco perché, paradossalmente, forse davvero in futuro esisteranno i viaggi nel tempo, perché oggi non abbiamo nessuna prova che esistano. Marty! Devi tornare indietro con me. Dove? Indietro nel futuro. Io sono Massimo Polidoro, vi invito a iscrivervi al mio canale e vi do appuntamento venerdì prossimo alle 13:30 per un nuovo tempestivo episodio di Strane Storie. Ma ho detto prima che siamo a New York nel 1911? Il 2 ottobre, sulla Broadway, sta per succedere qualcosa di straordinario. Eccolo, lo sapevo, è Houdini. Vai Harry! Ehi, sono qui! Hey, can you see me? Hello! Grande Houdini! Che esperienza straordinaria vedere Houdini di persona. Dovremo riprovarci molto presto.
Se cliccate sotto dove dice mostra altro, trovate i link a libri, video per approfondire. Commentate, mandatemi suggerimenti e farò il possibile per accontentarvi. Ci vediamo venerdì prossimo. Ah, che noia, quest'isola, non succede mai niente. Ma tu non hai voglia di fare qualcosa di straordinario, di vivere qualche esperienza emozionante? Tipo appendersi per i piedi a testa in giù, chiusi dentro una camicia di forza? Ma sì, una roba folle del genere, no? Ma dove la trovi una camicia di forza qui? Aspetta un momento.